Una notte insonne per difendere i diritti dei precari del Pugliese. Sì, l'Unione Sindacale di Base della Calabria è scesa, è da 4 giorni che è scesa in piazza al fianco dei lavoratori precari della sanità calabrese, perché è una situazione altamente vergognosa, perché dopo anni e anni di esperienza, di lavoro, di servizio dato diciamo al cittadino, questi lavoratori si ritrovano licenziati ed è una situazione altamente vergognosa. Perché? Perché comunque c'è una grandissima carenza di organico a livello di sanità calabrese, quindi mandando questi precari a casa, cioè, ci sono le posizioni o figure che saranno scoperte, quindi comunque noi siamo qua diciamo alla regione proprio per discutere con i vertici di questa situazione, perché comunque noi dobbiamo garantire, questi lavoratori devono garantire il servizio sanitario e soprattutto il diritto al soccorso e della sanità di ogni singolo cittadino. Quindi noi come Unione Sindacale di Base ci stiamo battendo e ci batteremo ancora. Martedì ci sarà una manifestazione a livello regionale che coinvolgeremo anche le parti sociali al fianco di questi lavoratori, perché è impensabile dopo anni e anni di lavoro, di servizio, di sacrifici, perché comunque sono delle famiglie, cioè c'è in gioco anche le famiglie, ma non solo, anche la professionalità che hanno acquisito negli anni questi lavoratori. Quindi l'USB continuerà a rimanere in piazza perché il diritto al lavoro deve essere dato dopo anni di sacrifici e di formazione professionale. Grazie Silipo. A Roma precari, cioè la protesta va avanti, andrà avanti ad oltranza, chiaramente si attende anche l'esito dell'incontro di lunedì tra il governatore Oliverio e il ministro Speranza, insomma si parlava di diritti, però ricordiamo anche che si parla di contratti a tempo determinato. Sì, ma la normativa nazionale parla, mette dei vincoli alla precarietà di questi, specialmente nella sanità. Dovrebbero essere maggiormente i vincoli, perché nel momento stesso in cui i precari della sanità vengono mandati a casa e i posti rimangono scoperti, vuol dire il collasso tutta la sanità. Ovviamente noi siamo propensi a continuare fino ad oltranza il discorso per aiutare questi precari. E come infatti noi ieri siamo stati qua fino a tardi, perché siamo stati convocati dalla regione, però non siamo stati ricevuti poi alla fine, perché in effetti siamo stati presi in giro dall'onorevole e degli altri che accompagnavano. Non avete partecipato all'incontro? Non abbiamo partecipato. È stata una notte insomma qui con i precari, con i lavoratori. Sicuramente è una cosa grave, il perché non hanno fatto partecipare i rappresentanti dei lavoratori? Questa è una domanda a cui vorrei una risposta dai signori dei Palazzi Alti. Grazie.